Rieccoci in diretta ragazzi su RKO, questa è RKO News, io sono Marco Chiffi e martedì 16 giugno 2020, questa è una nuova puntata di RKO News, saremo insieme fino alle 18, quindi se volete anche voi seguirci lo potete fare attraverso il sito, prima di tutto rkonair.com, ma anche abbiamo un fantastico numero WhatsApp che è il 351-677-6164 e quindi niente, noi come ogni giorno questo bel progetto oltretutto cominciato durante il lockdown lo stiamo portando avanti con grande voglia, come ogni giorno siamo qui a raccontarvi le notizie principali della giornata, comunque a raccontarle a modo nostro e niente, quindi cominciamo questa puntata, la cominciamo con un brano particolare che è un grande brano live di Jimi Hendrix dal Festival di Monterey perché proprio oggi nel 67, proprio il 16 giugno del 67, inizia il più grande festival di tutti i tempi, appunto il Monterey Pop Festival, che poi di pop in realtà aveva poco perché c'erano tantissimi grandi mostri sacri del rock. È comunque un periodo particolare, il 67, appunto l'apice della Summer of Love, l'estate dell'amore appunto che in quegli anni trasformò la California in capitale mondiale del nuovo pensare, del libero pensare, dell'amore libero. E niente, quindi ci ascoltiamo questo bellissimo pezzo di Jimi Hendrix, appunto tratto da quel concerto. E cominciamo così con questo brano tratto da un festival, da uno dei più importanti festival del mondo, sperando appunto di tornare un po' tutti ad andare a partecipare a un festival, a ritornare a vedere musica dal vivo. Più tardi parleremo anche dei concerti, di qualcosa che sta cominciando anche a muoversi proprio in questo periodo, vedremo. Comunque cominciamo questa puntata con Jimi Hendrix e poi ritorniamo qui e cominciamo a raccontare le notizie di oggi. Wow, thing.
La cosa incredibile di questa registrazione, appunto, che viene dal Monterey Pop Festival del 1967, di questo brano Wild Thing di Jimi Hendrix, è che in quell'edizione Jimi Hendrix era praticamente un debuttante. Era infatti una delle prime apparizioni, soprattutto su palchi così importanti di Hendrix, ma c'erano anche altri debuttanti. Una, ad esempio, si chiamava Janis Joplin. Ma c'era anche un altro debuttante che era Otis Redding, tanto per dire. Però in scaletta c'erano anche nomi già, insomma, ben più conosciuti: Grateful Dead, Buffalo Springfield, gli Who, i Mamas and Papas, che erano anche tra gli organizzatori poi del festival, i Birds, i Jefferson Airplane, Simon & Garfunkel, insomma. Una scaletta, direi, di tutto rispetto. È interessante perché sì, 2 anni dopo ci fu Woodstock nel 67, ma diciamo che a vedere le registrazioni c'è un po' un abisso. Cioè, Woodstock c'era molto più molta più energia, molto più casino. Invece quello di Monterey fu il primo, insomma, fu un festival gigantesco, ma tutto sommato molto tranquillo, appunto, con dei nomi oltretutto incredibili. Comunque, questo è quello che accadeva diversi anni fa, e speriamo di riviverli queste situazioni, di ritornare, come dicevo anche prima, a rivedere un po' qualche concerto dal vivo, che è la cosa che, direi, ci interessa di più tra le altre in questo momento. Ricordiamo anche nei giorni scorsi la campagna con l'hashtag io lavoro con la musica, che insomma sta cercando un po' di portare luce, di portare attenzione comunque sul problema legato proprio alla musica e ai musicisti. Comunque vedremo un po' quello che succederà. Allora, cominciamo con la notizia più importante di oggi, mentre Jimi Hendrix continua a divertirsi in sottofondo in questa traccia. La notizia più importante, in realtà, delle ultime ore riguarda un farmaco contro la Covid-19. È un antinfiammatorio steroideo che ha dato dei risultati molto promettenti. Viene da una nuova ricerca fatta da un gruppo di ricercatori dell'università di Oxford, che ha testato e ha già testato e sperimentato con dei pazienti malati un nuovo farmaco. Il farmaco ha un principio attivo che è il desametasone, che appunto è un antinfiammatorio steroideo relativamente economico e facilmente reperibile. Questa anche è la cosa forse più interessante di questo farmaco, e addirittura dai loro test risulta che ha ridotto l'utilizzo di questo farmaco, ha ridotto fino a un terzo la mortalità di pazienti ospedalizzati in condizioni gravi. E quindi è sicuramente una grande notizia. Vedremo se ci saranno anche sviluppi nelle prossime settimane. Sappiamo che comunque la ricerca di un vaccino, la ricerca anche di terapie alternative è attivissima. Insomma, ci sono tantissimi studi e ricercatori che stanno lavorando a questo, però insomma questo sembra avere già dei buoni risultati, perché è stato testato su un campione di oltre 2000 pazienti e i risultati sono stati confrontati con quelli di oltre 4000 pazienti che hanno invece ricevuto dei trattamenti tradizionali. E il farmaco si somministra per via orale o tramite iniezione e sembra funzionare soprattutto su pazienti con sintomi più gravi. E quindi è sicuramente una buona notizia, la principale di appunto queste ultime ore. E niente, noi apriamo quindi con questa puntata di RKO, e adesso ci ascoltiamo un altro brano dopo aver esordito con questo pezzo incredibile di Hendrix. Ci ascoltiamo un altro brano, poi rientriamo qui per parlare delle notizie principali, delle notizie nazionali principali di questa giornata.
Sempre qui in diretta RKO News, saremo insieme fino alle 18 in diretta sulle frequenze web di RKO. Io vi ricordo sempre il nostro sito rkonair.com, trovate gli articoli, trovate ovviamente la diretta di RKO, ma trovate soprattutto anche tutti i podcast dei programmi che ogni giorno vanno in diretta appunto sulle frequenze web di RKO. Parlando un po' delle notizie principali di oggi, delle notizie nazionali, è stato un martedì particolare perché ci si è svegliati con diverse notizie di cronaca legate soprattutto al crimine organizzato, perché c'è stato per esempio un blitz contro il clan Casamonica a Roma, ci sono stati arresti e sequestri per oltre 20 milioni. E c'è anche un video su Repubblica riguardante appunto l'ingresso delle forze dell'ordine all'interno di questa villa di un presunto boss o affiliato o che sia, e diciamo che i Casamonica hanno sempre queste case, ma i Casamonica in realtà, diciamo, molti malavitosi hanno queste case molto 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 kitsch, sembra anche insomma con delle cose veramente sfarzose, ma al limite appunto dell'accettabile. Recentemente mi leggo ad una cosa assolutamente simpatica che riguarda in realtà Federer, che non è ovviamente un malavitoso, però ha una casa arredata con un gusto simile. E infatti c'è stato qualche tempo fa un'intervista con anche un articolo e delle foto legate alla casa di dove vive Federer in Svizzera, ed è arredata sempre in questo modo molto, molto lussuoso, ma di questo lusso sicuramente un po' kitsch. Comunque sempre simpatica questa roba. Un'altra notizia invece di oggi è Carminati che esce dal carcere per scadenza dei termini. Questa è un'altra di quelle di quei capitomboli della giustizia italiana, perché Massimo Carminati, dopo oltre 5 anni e 7 mesi di detenzione, esce dal carcere di Oristano tranquillamente, quindi torna libero, e per appunto decadenza dei termini. Sono proprio quelle situazioni un po' dove la nostra burocrazia tipicamente italiana si incaglia. Peccato che ci va di mezzo, insomma, uno dei personaggi di spicco del processo Mafia Capitale. Ma tant'è, insomma, che è successo. Il ministro subito ha annunciato di inviare degli ispettori per capire quello che è successo ed eventualmente prendere altri provvedimenti, ma fatto sta che comunque è libero Carminati. Un'altra invece, un'altra notizia che riguarda appunto sempre in tema di malavita: 13 persone legate a Cosa Nostra sono state arrestate in provincia di Trapani. È un'inchiesta anche molto importante perché lega la mafia siciliana a quella di New York. C'è ovviamente una storia lunghissima, di centinaia di anni probabilmente, tra la mafia siciliana e la malavita di New York, appunto perché gli emigrati erano sostanzialmente di origini, spesso di origini siciliane. È stata insomma un'operazione molto importante. Tra le persone arrestate c'è anche un uomo che farebbe da collegamento con Matteo Messina Denaro, che è insomma il latitante considerato a capo oggi di Cosa Nostra. E quindi un'operazione molto, molto forte. Vedremo se avrà se avrà un proseguo. Comunque, insomma, è stata, diciamo che è stata una nottata e un'alba abbastanza impegnativa per le forze dell'ordine, abbastanza così particolare. E questo per quel che riguarda ovviamente le notizie principali. Io vi racconto anche ci ascoltiamo un altro brano, poi ritorniamo qui e parliamo anche un po' di politica, anche perché insomma tiene banco ovviamente quello che sta succedendo al governo tra Stati Generali, Lega, Venezuela, eccetera. Ma ne parliamo dopo aver ascoltato un altro brano. Arrivano lì, Io la tengo, qui su RKO News.
un sogno mai. I wonder what's on your mind. Look around and see what it does to me. I wonder what's on your mind. Throw it all away. If words come back to me, pretend that I don't see. I'll just cut my eyes and stare. A little Shirley Cone. A little Shirley Cone. Ballad of Red Buckets degli Yola Tengo qui sulle frequenze di RKO. Allora, parliamo un po' delle notizie principali legate alla politica. Sono ancora in piedi, come sicuramente sapete, gli stati generali da sabato scorso, cominciati sabato scorso a Villa Panfili a Roma. Sono gli stati generali dell'economia, che praticamente sono una serie di incontri organizzati dal governo tra i ministri dello stesso governo e anche sindacati, associazioni di categoria, eccetera. E sono stati fortemente voluti dal presidente del Consiglio Conte, però hanno avuto un effetto sino ad ora un po' negativo, nel senso che hanno sicuramente alimentato il dibattito e comunque prodotto scontri e divisioni sia tra il governo e le opposizioni, ma anche all'interno della stessa maggioranza. E andranno avanti fino al 21 giugno, quindi chissà che cosa succede, però diciamo l'impressione è che dopo il lockdown, e quindi dopo che si sta ricominciando attivamente a parlare di politica, a fare politica, insomma, un po' ovviamente si sta ritornando a quella che era la situazione precedente, quindi un po' i toni si alzano e di cose da discutere ce ne sono sempre tante, forse troppe. Comunque si è parlato oggi negli stati generali di cannabis legale. Ci sono stati, pensate, oltre 100 parlamentari che hanno proposto a Conte di parlare, appunto, di aprire un dibattito proprio durante gli stati generali sulla legalizzazione della cannabis, che è un tema in Italia molto, molto sentito. Comunque negli ultimi anni è stato al centro in diversi momenti, è stato anche al centro del dibattito politico, anche perché è uno strumento che in altre parti del mondo ha sicuramente aiutato i governi, perché va a sottrarre la vendita delle droghe leggere alle mafie e comunque anche a generare d'altra parte un beneficio economico per le casse statali, che è stato quantificato, pensate, in 10 miliardi di euro. E poi ovviamente serve sicuramente un dibattito, questo è ovviamente un tema molto contestato dalla destra, ma invece sembra che sia il PD che i 5 Stelle vogliano un po' discutere comunque
porre attenzione nuovamente sulla tematica. Vedremo un po' di se veramente se ne parlerà oppure se sarà anche qui rinviato il discorso a data da destinarsi. E, c'è stata una dichiarazione di Renzi per quel che riguarda il Venezuela. Come sapete, c'è stato uno scandalo ieri sul Venezuela. Il Venezuela avrebbe dato ai 5 Stelle 3 milioni e mezzo di euro nel 2010 per sostenere appunto il movimento nella campagna elettorale che insomma che si apprestavano a fare. E c'è stato ovviamente grande dibattito, ancora non c'è certezza sul fatto se questo sia una notizia, insomma se i documenti siano reali oppure falsi o addirittura falsificati. Però ecco, Renzi ha detto sul Venezuela si indaghi come sulla Lega per il Russia Gate. I 5 Stelle ovviamente si difendono, hanno parlato di querele, hanno detto che ci sono state 24 ore di fango, però appunto ancora la partita è sicuramente aperta perché appunto ancora non è chiaro se questi documenti siano reali o meno. Certo è che comunque il Venezuela già con Maduro è sempre stato molto vicino ai 5 Stelle, quindi una relazione effettivamente forte tra il governo venezuelano e i 5 Stelle c'è, diciamo, da sempre, però insomma su questa cosa bisogna andarci sicuramente molto cauti, anche se poi l'autore dell'inchiesta dice: io non ho dubbi, non ho solo un documento, anche altre prove, quindi staremo a vedere un po' se anche questa notizia insomma avrà dei risvolti nei prossimi giorni. Ha parlato poi Zingaretti per quanto riguarda l'Election Day del 20 settembre, ha detto no ai seggi nelle scuole, troviamo delle alternative, magari anche nelle palestre. Comunque ha un po' allargato, sarebbe anche insomma sarebbe utile sicuramente anche per le scuole evitare a settembre questo ulteriore peso per quel che riguarda appunto la gestione soprattutto degli ambienti. E vedremo anche qui che cosa succederà. Detto questo, ci sono sicuramente molta roba da parlare per quel che riguarda l'estero, ma ne parliamo tra poco. Prima ci ascoltiamo un altro brano che vado a recuperare, sì, un brano degli Spiritualized, ce l'ascoltiamo insieme, si intitola Let's Dance. Poi ritorniamo qui, parliamo di estero e di roba, insomma, da dire ce n'è parecchia tra gli Stati Uniti e anche la Corea, quello che è successo oggi in Corea. Ascoltiamo il brano e poi torniamo in diretta. Though I'm tired just sitting here talking with you, there's better things, you know, a lonely rock and roller can do. The hour is getting late, there, putting all our dreams away. Lord, have mercy on all of our thoughts today. I should get away, but I would rather stay and dance. Come on, darling, let's dance. Although I'm tired just sitting here falling for you, things you know a lonely boy and girl can do. The hour is getting late, they're pulling all the curtains, drawing. We got the rest of our lives till the coming dawn. Hold my hand a while, we'll go out in style and dance. Come on, darling.
17.33 su RKO, questa è RKO News. Parliamo adesso della pagina estera, partiamo ovviamente parlando del coronavirus. Nel mondo sono stati superati gli 8 milioni di casi, parliamo sempre di studi e di dati analizzati dalla Johns Hopkins University. Le vittime attualmente hanno superato le 435.000, però la giornata di oggi è una giornata particolare perché sono stati registrati 80.000 decessi tra America Latina e i Caraibi. Di questi 44.000 sono avvenuti solo nel solo Brasile, che praticamente diventa il secondo paese al mondo più colpito dopo gli Stati Uniti. In Sud America si contano ormai quasi 1,7 milioni di casi. Ne abbiamo parlato spesso nelle ultime settimane della situazione critica e molto pericolosa nell'America Latina, in Brasile soprattutto. Nonostante questo, in Brasile si continua a prendere decisioni assolutamente un po' fuori tendenza, se vogliamo, perché il Brasile ha esteso l'uso della clorochina per quel che riguarda i trattamenti anti-Covid, nonostante l'OMS abbia annunciato lo stop ai test sull'uso della clorochina, manifestando la preoccupazione comunque per la sicurezza. Perché sembra che appunto questo farmaco, questo principio attivo, non abbia un'efficacia, diciamo, testata. Il Brasile invece, d'altra parte, ha deciso di allargare, di estendere l'uso di questo farmaco anche a bambini e donne incinte, eccetera. Una situazione in Brasile, come abbiamo detto, assolutamente disastrosa, in piena emergenza, che comunque continueremo a seguire. Per quel che riguarda invece il resto del mondo, in Ucraina è stata ricoverata la moglie del presidente ucraino, Zelensky, è stata ricoverata dopo essere risultata positiva nei giorni scorsi al coronavirus. In Iran invece sono morte più di 100 persone a causa del Covid, portando il bilancio delle vittime totali a più di 9.000, quindi anche l'Iran è uno dei paesi, soprattutto del Medio Oriente, più colpiti. Per quel che riguarda gli Stati Uniti, invece diminuiscono i decessi tra i calcoli complessivi, ma ci sono ancora dei focolai ancora attivi in alcuni stati. Un focolaio invece ben noto, ne abbiamo anche già parlato, è quello di Pechino. In Cina ovviamente il governo dice che la situazione è assolutamente sotto controllo, perché nonostante siano stati comunque registrati 27 casi di coronavirus solo a Pechino, ma ha detto che appunto è tutto sotto controllo, ma bisogna ovviamente valutare sempre in maniera molto attenta e con le pinze le dichiarazioni soprattutto che arrivano dalla Cina. E sono stati invece riattivati i voli tra Stati Uniti e Cina, è stata la Delta Airlines che ha annunciato che ripristinerà il volo da Seattle a Shanghai via Seoul già la prossima settimana, e anche questa è una notizia comunque che sottolinea, nonostante tutto, la voglia dei governi comunque di riprendere la vita normale, diciamo, comunque di riattivare tutto il sistema economico e commerciale.
L'ultima invece notizia arriva dalla Nuova Zelanda, che non è più virus free, perché vi ricordate c'era stata anche la prima ministra neozelandese che ballava, insomma, super euforica sul fatto che avevano comunque sconfitto il virus. Invece ci sono stati dei nuovi contagi in Nuova Zelanda, erano da 24 giorni che non si registravano contagi, invece sono stati appunto registrati 2 nuovi casi. Sicuramente, no, sicuramente, è certo che sono di persone appunto che sono rientrate in Nuova Zelanda, in particolare dal Regno Unito, però sembra che comunque la situazione in ogni caso sia anche lì sotto controllo. Quindi coronavirus che resta ovviamente il tema principale, ma non il solo, perché per quel che riguarda l'estero, perché continuano ovviamente le proteste negli Stati Uniti per quel che riguarda il movimento Black Lives Matter. La polizia locale statunitense nel frattempo sta cercando di riformarsi, comunque di dimostrare qualcosa, e si stanno discutendo diverse misure per limitare gli abusi nei confronti delle minoranze etniche e dei manifestanti, perché sembra che la polizia abbia proprio delle direttive particolari su come trattare determinati casi. E in particolare si sta parlando della dismissione di un reparto che si chiama Anti-Crime Unit. È un reparto molto, molto controverso di agenti in borghese, che è composto da circa 600 poliziotti che verranno comunque riassegnati. Però questo reparto nacque per controllare, diciamo, nacque nei primi anni 2000 seguendo la politica dello stop and frisk, cioè delle perquisizioni a tappeto nei quartieri più problematici. E questa era una misura che, secondo diversi studi, comunque colpiva in maniera sproporzionata afroamericani e comunque minoranze etniche. Quindi sembra che una delle prime misure che verrà presa sarà appunto la dismissione di questo reparto. Ha parlato anche Trump in parte di cambiamenti all'interno delle forze di polizia, ma non ha mai fatto riferimento alla violenza e ai fatti, soprattutto degli ultimi giorni. Sapete che recentemente c'è stato un altro video di un omicidio di un afroamericano da parte delle forze di polizia. Quindi è un dibattito comunque enorme questo, che continua, insomma, non si ferma, e le richieste da parte dei manifestanti sono sicuramente ben chiare. E questo per quel che riguarda l'estero, e niente, detto questo, noi ci ascoltiamo adesso un altro brano. Sono le 17:40, ci ascoltiamo i Mount Kimby, e poi... Ah no, io vi parlo anche di un'altra cosa, perché sì, perdonate, ma questa puntata è sicuramente molto... un po' confusa, insomma, sarà anche il caldo, perché... Lo studio dal quale trasmetto, la stanza dalla quale trasmetto, sto trasmettendo, è completamente chiusa, e ci saranno probabilmente 45 gradi, non lo so, ma è veramente difficoltoso in questo momento. Comunque no, l'ultima notizia per quel che riguarda, molto importante di oggi per quel che riguarda l'estero, riguarda la Corea del Nord. La Corea del Nord ha fatto esplodere un ufficio di collegamento al confine con la Corea del Sud, innalzando la tensione altissima tra i due paesi. Non c'era una tensione così alta da veramente diversi anni. Questo era un ufficio che era appunto al confine con la Corea del Sud, che il governo aveva costruito nel 2018, aveva già minacciato in diversi momenti di chiuderlo, però invece di chiuderlo hanno deciso di farlo saltare direttamente in aria. Perché? Perché appunto era un ufficio di collegamento, come detto, con la Corea del Sud, e perché la Corea del Nord accusa il paese vicino di aver anche utilizzato
delle strategie di propaganda contro il regime della Corea del Nord attraverso del materiale informativo attaccato a dei palloncini che sarebbero stati lanciati in aria dal sud al nord. Insomma, c'è una situazione comunque molto, molto particolare, ma anche di questo continueremo a tenerla sotto controllo per raccontarvela anche nei prossimi giorni. Nel frattempo ci ascoltiamo i Mount Kimby con King Cruel, con questo brano che si intitola Blue Train Lines, e poi ritorniamo qui per l'ultima parte di questa puntata. Here's another thing that flew up in my mind like the razor blade in her wrist, locked in a closet of Deep Space Nine. Deposit for a wasted life. I lost it with a sweepstakes eye and another fucking fight. A junkie in a queue for the library line. That's another lost sight. A stabbing of his eyes. Her veins are now popping like blue train lines. Still pumping on the bathroom floor. And not for the thrust or what? The mirror thought it saw. He got a clearer thought. I'm pulling straight out. You got me jumping from a real safe height. I wanna fool forever if you ain't by my side. I wanna fool forever if you ain't in my life. I guess been eating away. When I found her all drowning gray, I might have drowned her. I call a plate number, and yeah, I might have seen it all. Inhale, exhale, I never in his life before. It's lightly, it's down smoke settled in a fabric of the BME34. Dropping burger crumbs on the CD floor. In the back 12 CD store. Got the radio rack and the CD door. And she filled up on the end and she still needs more. That dying blood. £6 in my pocket. I threw another man's dream. There is another man's sex. .17:45, ritorniamo in diretta qui su RKO News per segnalarvi un articolo da LSD Magazine, che è un portale che è tra le nostre fonti principali, dove anche il direttore Michele Traversa è tra coloro che aiutano la realizzazione di questo programma. Vi segnalo un articolo molto interessante di Marcus Dardi, che è un articolo molto interessante che si intitola L'origine del nome italiani, tra parentesi mangiatori di vitello, e la tarantella calabrese. È un articolo molto interessante di una rubrica creata da Marcus Dardi, appunto un giornalista milanese, che ripercorre la storia gastronomica italiana mettendoci dentro un po' di storia della canzone e un po' di giornalismo.
Questo è il primo articolo della rubrica sull'origine appunto del nome Italiani. Io non vi racconto altro, potete andare a cercarlo sul sito lsdmagazine.com. Insomma, un articolo molto interessante e sicuramente da leggere. Per quel che riguarda invece il resto delle notizie di quest'ultima parte, vi segnalo anche un'interessante iniziativa della Regione Puglia. La Regione finanzia con 4 milioni di euro la street art. Pensate, sono i primi, la prima regione in Italia a farlo, a stanziare tanti fondi per l'arte urbana. Puntiamo sull'arte urbana per rigenerare luoghi e beni pubblici. Quindi c'è un grande interesse per quel che riguarda la street art da parte della Regione Puglia, che già nell'estate 2019 aveva messo a disposizione 450.000 euro in 3 anni per i comuni interessati appunto a rivolgersi a writer per colorare, se vogliamo, le città, e adesso invece aumenta ancora la posta in gioco e si arriva fino a 4 milioni. Un intervento molto interessante, sicuramente da tenere sotto controllo. Tutti i riferimenti li potete trovare chiaramente sul sito della regione, ma è un'iniziativa comunque davvero molto molto interessante. Un'altra notizia che viene dalla Puglia, viene da Castellaneta Marina, che ha pubblicato un'indagine di mercato per selezionare degli operatori interessati a gestire il servizio di controllo nelle spiagge libere. Cioè, seguendo un po' quello che è detto il modello California, dove sì, le spiagge sono tutte libere, ma ci sono comunque dei servizi, quindi ci sono per esempio i bagnini, ci sono defibrillatori sulle spiagge, eccetera, eccetera. Castellaneta Marina vuole studiare un po' un modello del genere per le proprie spiagge, perché appunto la gestione delle spiagge libere, soprattutto nei prossimi mesi, sarà sarà un problema. I comuni dovranno cercare di controllare anche le spiagge libere, quindi Castellaneta prova a fare avvia questa iniziativa cercando appunto di trovare un metodo un po' innovativo, insomma. E vedremo un po' anche questo. Mentre l'ultima notizia che vi do riguarda una bella iniziativa di Bandcamp, che si distingue per l'ennesima volta da tutte le altre piattaforme anche di streaming musicale, perché già diverse settimane fa c'era stata un'iniziativa molto interessante dove per un giorno tutti gli acquisti di musica fatti sulla piattaforma di Bandcamp, Bandcamp non tratteneva le proprie fee, ma l'intero importo dell'acquisto andava direttamente agli artisti, ed è stata un'iniziativa appunto per sostenere gli artisti. Adesso invece anche qui crea una nuova iniziativa, perché per la giornata di venerdì 19 giugno Bandcamp devolve tutte le proprie fee al NAACP Legal Defense Fund, che è praticamente il fondo per il supporto ai movimenti per i diritti civili che stanno manifestando in questo periodo negli Stati Uniti. È praticamente un fondo che sostiene tutte le organizzazioni che appunto si battono per la giustizia razziale, l'uguaglianza e il cambiamento. Un'iniziativa bellissima anche questa di Bandcamp, appunto, che si somma insomma anche alle altre. Detto questo, ci ascoltiamo l'ultimo brano di oggi, poi rientriamo per l'ultimissima parte prima poi di passare la linea al rumore. Ci ascoltiamo adesso un brano di Michael Head and the Red Elastic Band,
assolutamente adatto per quest'ora perché è molto, molto acustico, molto leggero. Poi ritorniamo qui in diretta. Bene, rieccoci qui in diretta con RKO News. Siamo ormai alla fine. Io vi ricordo innanzitutto la programmazione di questa sera di RKO. Adesso passeremo la linea al rumore di Simona Losito, che è anche oltretutto nella redazione di questo programma. Alle 19 invece Satelliti, storie ed immagini. Alle 19.30 The Cluster con The Verol. Alle 20.45 invece ritornano i ragazzi di A Papà Non Piace. Quindi ancora tanti programmi fino a questa sera. Io vi ringrazio per l'ascolto anche di oggi. Ringrazio anche in tutta la redazione composta da Domenico Cuoccio, Paolo Pagone, Alessandra Di Gregorio, che sarà in voce domani, Tommy Bonvino, Michele Casella, Michela Ventrella, Simona Losito, appunto, Luciana Manco e il contributo di Michele Traversa di LSD Magazine. Io vi saluto, vi ricordo che anche questa puntata la potete trovare in podcast attraverso il nostro sito rkonair.com nella sezione, nella pagina di RKO News, per recuperare appunto tutti i podcast delle puntate di questo programma, ma anche di tutti gli altri programmi di RKO. Niente, domani ci sarà Alessandra qui in voce, poi andremo avanti fino alla fine di questo mese a raccontarvi un po' le notizie principali di ogni giorno. Grazie mille, passate un'ottima serata e ci vediamo con me settimana prossima martedì con RKO News, domani sempre dalle 17 alle 18. Buona serata a tutti, ciao!